Va bene, quindi abbiamo trovato la chiave per eventualmente fuggire da Talos One. Oh, salve cadavere di incubo. Ma non so ancora. Non so ancora cosa noi si voglia poi fare. Qui non abbiamo altri obiettivi, credo. Quindi è il momento di proseguire oltre. Scansione bersaglio Ah, terrore. Rilevato sì. materiale Typhoon insufficiente. Grazie. Prima di muoversi però via da qui, quella torretta continua a tentare di localizzarmi, devo dire di aver un attimo avuto, e là, sigaro, dei problemi, perché in effetti non stavo davvero capendo questa missione, i contrabbandieri Talos. Quindi ho deciso di rileggerla per bene, riascoltarmi l'audio, e quello che ho capito è che fondamentalmente mi sono perso in un bicchiere d'acqua. Quello che bisogna capire e dove vengono messi questi oggetti. E dopo aver ascoltato l'audio, che adesso avrò difficoltà a ritrovare, ho capito di cosa si trattasse. E per verificare il tutto, in realtà questo qualche tempo fa, ho tentato di verificare dove si trovasse questo arnese. E credo che siano queste campanelle d'allarme. Questo anche grazie a un, diciamo, tra virgolette, post-it che ho avuto, però su Telegram. E quindi ho capito che sono questi affari. Già. Però solamente quelli illuminati con una luce rossa. Perché ne ho cercate svariate in quest'area. Per farvi capire, abbiamo altre campanelle d'allarme, tipo questa. E vedete che effettivamente non succede assolutamente nulla. Adesso io non so dove siano collocate tutte quante. Ma ad ogni modo, penso che avremo modo di trovarne altre, e sperabilmente tutte e sei a questo punto, anche perché lasciare cose inconcluse mi lascia sempre un pizzico di amaro in bocca. Ad ogni modo, sicuramente ci siamo persi qualcosa al giardino botanico. Dove stiamo andando adesso? Perché noi quando abbiamo trovato la missione, non abbiamo però trovato un luogo dove questi simpatici signori stessero facendo il loro traffico di Neuromods. Stiamo avendo un caricamento molto lungo. Ora, torniamo in una versione un pizzico più cauta. Perché non sappiamo bene. Processori paralleli volitivi desincronizzati. È Io capisco. decisamente aggressivo. Pensavo di farmi malissimo cadendo così, in realtà. Allora, noi non abbiamo modo di fare hacking vere e proprie queste macchine, purtroppo. E potremmo bloccarle, Qualcosa di più si preoccupi. La smonterò solo se necessario. ma. Quanti sono? Aia. Minaccia individuale, ma individuale. È bello rivederla, Yu. Siete tanti. Chi altro abbiamo? Mi pare poco altro. Abbiamo utilizzato un bel po' di colpi. Ma il bright side, che stiamo avendo molte munizioni per il raggio Q, mi lamentavo proprio recentemente di non aver modo di craftare in alcun modo. Questo ovvia abbastanza il problema. Salve, piacere di vederla. Non mi pare bravo lei. Anche il medico non ci serviva in realtà, ci serviva più un tecnico. Mimic dove? La zona si è un po' tanto ripopolata. House uno spettro voltaico. Quel mimic davvero non era un problema, ma lo spettro voltaico tra l'altro
però dovrei dire che sia uno dei più gravi da gestire. Scansione completata. Fantastico, ma vorrei andare oltre. Disponibile nuova abilità psichica. Gestiamolo dalla distanza. Non è morto, è solo caduto. Quasi morto. Non so se voglio spenderci ancora dei proiettili, ma diciamo di sì. Diciamo di sì perché questi signori possono essere in grado di farci molto male. Buonasera, Talos. Una nota dal capo della sicurezza, la signora Elazar. Per proteggere Scansione lei e i completata. suoi colleghi, l'accesso ai terminali Disponibile di nuova sicurezza è abilità limitato psichica. agli utenti autorizzati. Se non indossate un uniforme blu, probabilmente non siete autorizzati. Ok, andiamo al volo, al volo, al volo, al volo, al volo. Da vicino, ignoriamo il primo attacco. E via così. Vi allontaniamoci di nuovo. 10 punti ferita, ce li recuperiamo. E ok. Salve, Ok. forse posso aiutarla. Salve, no, ho dei dubbi che lei mi possa aiutare in tutta onestà, ma i colori stanno cambiando in un modo strano. È un'ombra perché c'è questo fascio giallo che ci copre la luce. Non so davvero cosa stia succedendo all'illuminazione, ma va bene così. Adesso, stavo comunque dicendo che più che altro prima c'era tutto questo fascio? Non credo. Non credo che prima noi ci trovassimo in questa situazione. Una torretta rotta. Che. L'audio! Lo psicoscopio ci ha tolto completamente l'audio e non ho capito che stavo morendo. Questo è grave. Questo è grave. Più grave di quanto mi piace ammettere, probabilmente, perché siamo qui. Dovrei aver più o meno riucciso tutti. Come potete immaginare, le cose non sono andate in modo esattamente identico, ma più o meno. Non ho minimamente bloccato. Allora, riparamento, riparazione. Ok. Così abbiamo un problema in meno. Ed eccolo qua. Uno, due, tre. Ok. Questo è due. Purtroppo non ho idea di dove si trovino gli altri. Questa era l'unica cosa che per ora avesse senso. Di lì abbiamo. Oh, diavolo. Dov'è? Non vedo. Inviato in vitale. Errore assenti. Dove diavolo? Mi si era reclinato su un lato? Ah, era fuggito male. Mi allontano. Dove diavolo? Sto avendo delle difficoltà oggettive qua. Ma ok. Ci si può comunque lavorare. Mettiamola così. Sì, comunque la quantità di audio che viene rimossa nel momento in cui si utilizza lo psicoscopio è imbarazzante. Siamo riusciti a morirci male. Operatore medico corrotto. Non so se ci convenga. Cioè, io vorrei fare in modo che non ci si presentino più questi simpaticoni. Però il danno che gli facciamo è davvero. Poco interessante, diciamo, come il danno, ma ok. Allora, abbiamo l'archivio e obiettivi multipli. Lì abbiamo un operatore tecnico. Operatore tecnico in realtà ci serve. Diamo sempre un'occhiata però. Oh diavolo! Da quando in qua si è distrutta tutta questa roba? Io.
Non ho alcun ricordo di tutto ciò. Ah, diavolo. Torrette, mimiche superiore. Qui la zona sta diventando molto poco sicura. E questi mimiche se ne vanno in giro proprio scorazzando liberi? Ops, dovevo ricaricare, è stata una scelta insana. Scelta insana, ma ok. Non volevo utilizzare affatto questa abilità, ma quantomeno adesso spariamo. E ci sta altro. Oh diavolo. Sto passando. Questa cosa è malissimo. Scansione completa. Sì, che bello. Disponibile nuova abilità psichica. Sì, non sto a dirvi quanto sono felice della nuova abilità psichica. Allora, con calma. Eccolo qua. Colpo. Mimic che ci sta seguendo da sotto. Non lo vedo più. Non abbiamo più nessuno che sta cercando di spararci per caso. Ok, dateci roba perché stiamo sprecando una quantità di proiettili interessante. Allora, quello che volevo fare io in realtà era ritrovare questa, esattamente. Allora, avremo sicuramente in giro operatori medici e quant'altro. Avrete potuto utilizzare il cibo, lì ci sono 44. Non so cosa, ma sembrano molti 44, ma ok. E poi non avrei dovuto premere mai nella vita il tasto ESC. Operatore tecnico che mi si nasconde in un posto più scomodo di sempre. Oddio, davvero non posso... Allora. E là? Nessuno che vuole uccidermi qua sotto? No? Fatemi parlare con l'operatore tecnico al volo. Fatemi parlare. No! Ok. Non abbiamo l'operatore tecnico. Questo pare chiaro. Allora, noi archivio. Archivio, ci stiamo dirigendo là per il dipendente contrariato. Ok, ufficio di risorse umane ha peggiorato la situazione disattivando il suo bracciale tracciante prima che lasciasse la stazione. Se riesco a entrare nell'archivio e riattivare il suo bracciale potrò scoprire cosa gli è successo. Se noi andiamo sulla mappa, qui abbiamo a livello 5 qualcosa, a livello 2 qualcosa, e a livello 1 non saprei cosa. Beh, di qua c'è l'archivio, ok. Forse tutto ci punta per andare verso l'archivio. Che pure qui che abbiamo? Ah, abbiamo i comandi irrigatori. In effetti adesso abbiamo la sostanza per fare tutto ciò. Oddio, mi sono fatto malissimo. Perché sono davvero sciocco. Sono anche sciocco ad andare in giro senza controllare. Fortuna che ci danno ogni tanto delle munizioni, perché le sto utilizzando davvero male. Ma quanto hanno ripreso controllo di questa zona, considerando quanto l'avessimo... Richiesta regolazione attitudinale. Cioè, l'avevamo davvero ripulita del tutto quasi questa zona. E adesso invece mi trovo che è tutto così tanto aggressivo. Ok. Dovrei aver dispensato il fertilizzante? No. Credo di sì. Capsula emergenza di Alex. Perché è ancora una missione? Ah, perché adesso noi potremmo scappare volendo. Giusto, ma no. Onestamente non mi interessa scappare. Comandi irrigatori però ce lo dà ancora. Aspetta. Facciamo così, cerca.
E noi, almeno in teoria, dovremmo poter mettere questo simpatico qui. E poi dispensarlo. L'abbiamo già attivato in teoria, giusto? O ci serve il controllo dell'acqua? No, parrebbe. Raccogli il frutto a tempo preciso in maturazione? Quando dovrebbe avvenire la fine del processo di maturazione? Fra un tot di tempo? Non so, non abbiamo schermi qua. Probabilmente sono stato io stesso a distruggerli. Magari ci torniamo. Ok. Sono 10 minuti, 9 minuti e mezzo. Immagino sia un countdown. Verifichiamolo subito. Era 9:21. 9:18. Sono 10 minuti che per ora non ho intenzione di spendere qui. Sono comunque curioso di vedere lassù cosa potrebbe succedere, ma. A meno che nei post-it qualcuno non mi venga a dire che davvero non ci sono problemi ad andare a vedere là e che tutto non vada a finire malissimo, per ora bypasseremo il tutto e andremo verso l'archivio, ma non da qua? Punto interrogativo. Dovremmo scendere di un livello. Qui abbiamo una spia. Attenzione, questo dovrebbe essere medico però. Richiesta di nuovo operatore. Questo. Sapete chi era? Questo è il cuoco. Operatore medico Forse Transtar posso di classe aiutarla? Pyramid 490, pronto all'uso. Diagnosi. Prego. Ecco tutto. Starà meglio. Questo era un regalo del cuoco, secondo me. Non riesco a immaginare nient'altro. Abbiamo modo da qua dietro di passare verso l'archivio? Non credo, vero? La torretta rotta non ci impensierisce più di tanto. No. Ok. Come scendere verso Salve, piacere di vederla. l'archivio? Qui non ce lo indica. Comunque di là. Adesso io spero di non incontrare altre creature ostili, ma andremo senza psicoscopio, quantomeno vedremo quello che sta per succedere piuttosto che cascarci nel silenzio. Perché sono cieco, fondamentalmente, quando c'è lo psicoscopio. Per quanto possa sembrare strano, è così. Mi sento davvero letteralmente ottuso dallo psicoscopio. E di qua si esce, cosa che al momento blocco dall'interno. Non l'avevo già sbloccato. Sì, dovrebbe essere sbloccato. Quindi andiamo all'archivio. Identificazione vocale richiesta. Ora possiamo Ripetere andarci. le seguenti parole. Ora possiamo Gravità. andarci. Baratro. Appuntamento. Malizioso. Gravità. Baratro. Appuntamento. Malizioso. Ok, la domanda adesso era, l'archivio era la storia principale? Ah, allora fermi tutti. Fermi tutti, no, sono contentissimo di averlo sbloccato. Talent show di Talos sono aperte. Contattare Galen alla reception degli alloggi dell'equipaggio. Oh diavolo, cosa dove dove? È un mimic. Niente di particolarmente grave, volendo. Come ho fatto a mancarlo? Grazie. Dov'è il tuo corpo? Grazie, gentilissimo. Già a letto. Dov'era quel.
obiettivi multipli, grazie. Ho una difficoltà particolare quest'oggi a muovermi. Ci sta un modo di passare dall'alto? Ok, sì, lì già ci siamo stati. Obiettivi multipli mi dà là sotto, ma... Tornare verso la lobby, immagino. Ok, mi sta bene, mi sta bene. Confermiamo. Abbiamo un bel po' di cose da vedere, in tutta onestà. Tra l'altro, dovremmo aver modo anche di cercare un po' di altri simpatici allarmini, campanelle d'allarme. Ora qui ci potrebbe essere di tutto. Perché sì, noi non siamo proprio l'essere più stealth della storia, per carità. Speravo ci fossero cose che non avessimo ancora trovato per quanto concerne kit di riparazione, ma ok. Io non le vedo mai. Non le vedo mai, sono ciecato rispetto a queste. Cioè, per me sono poi del tutto inutili, cioè non mi fanno assolutamente nulla. Però il cuoco sta davvero esagerando. Allora, noi penso, prima cosa da fare, sia alla lobby che al supporto vitale. Fatemi andare prima al supporto vitale. Ci sarà qualcuno che vorrà farci qualche scherzo anche quest'oggi? Immagino di sì. Ok. Andiamo. Mentre starò ottuso dallo psicoscopio. Trattamento delle acque, fra l'altro era qui che dovevamo fare la missione, credo. Ah, già così partiamo con degli spettri eterei messi comodamente là davanti. Torretta sembra rotta. L'operatore tecnico ci serve. Ma... Ufficio della sicurezza... E guarda qua, trappola! Le ha messe un po' ovunque ormai. Più che altro, ecco, sarebbe cosa buona prenderle perché... E tutta questa gente? Non condividere con Weber 9243? Ma noi non ci siamo mai stati qui. Noi non ci siamo mai stati qui. Tig, dimmi. Abbiamo un contatto nemico. Ma il nemico... Avresti dovuto mantenere la posizione nell'hangar di carico. Non potevo, capo. Abbandonare quelle persone. Puoi raggiungere le capsule d'emergenza? Negativo. Le capsule non funzionano. Sembrano bloccate. Solo quattro di noi hanno raggiunto il supporto vitale. Cinque. Rilevo Rammer dietro di voi. Negativo. Rammer? Non è Rammer, capo. Quelle cose. Capo, l'ascensore principale non funziona. Siamo bloccati. Oh mio Dio. Rammer. Rammer è qui! Sta lontano! Sta Tig! lontano! Tig! Erika! Rispondete! Brutta storia. E votavo qualcos'altro. Volevi parlarmi? Sì, vorrei organizzare l'installazione di un iniettore di particelle speciale nell'impianto di depurazione delle acque. Aspetta, cos'è che vuoi fare? Ho verificato. Gli adattatori di immissione ed emissione sono compatibili. E quest'affare cosa dovrebbe iniettare nella nostra acqua, esattamente? Non posso dirlo. Ecco, non può dirlo, Ah, figurarsi. beh, allora abbiamo un problema, Tobias. Il dottor Kelstrap ha già visionato e approvato. Mi serve la firma di Alex o di Morgan per una cosa del genere. Ma... Senza un'autorizzazione firmata, dovrai continuare a mostrare al dottor Kelstrap il tuo iniettore speciale. Acqua prodigiosa. E qui dove siamo? Oh!
Un bagno. Che bello. Cannone glu. Progetto di assemblaggio cartucce e fucile a pompa. Scorte nella hall vicino alle capsule d'emergenza. Troppa fretta per organizzare lo scambio. Buona fortuna e via. Ok. Il l'uccidente con felpetto già a letto. E poco altro di utile qui. Qui potremmo... Ci ha visto? Ma penso che più che altro ci abbia sentito. Ma ok. Penso più che altro ci abbia sentito. Ma adesso per quanto etereo non credo che lui possa venire qui da noi. Ok. Lì c'era una tazza molto sospetta. Ora, quella torretta sono sicuro non sia attiva, perché altrimenti lo spettro... Cioè, fondamentalmente sarà stato lo spettro a distruggerla. Operatore in movimento. E lì abbiamo ancora... Ah. Cerchiamo di violarla. Perché ho fatto questa strada inutile, perdendo un sacco di tempo. Allora, X e F. Andata bene. Poi ti ripariamo e ti potenziamo. Miglioramenti strutturali, grazie. Prego. Ed eccoci qua. Il resto dovrebbe riuscire a farlo lei. Bravissima. Identificazione. Ah. Il super frutto è... Nominali, gestione, inclinazione. Pronto. Contattare l'ingegneria. Qui ci siamo passati dall'altro lato. Fantastico. Tu sei pronta qui per noi in caso. E fatemi vedere la mappa. Confermo, noi qui non ci eravamo mai venuti. E questo è il centro della sicurezza a cui ancora non riusciamo ad accedere. Interessante, non fossimo venuti qui. Archivio. Noi adesso ci troviamo quindi. Supporto vitale. E hangar di carico ancora non l'abbiamo mai visto. Anche quello ci potremmo andare. Hangar d'attracco non abbiamo accesso. Centrale elettrica non abbiamo accesso. Ok. Noi qui abbiamo cose da fare che non sappiamo dove siano. Credo. Hangar di carico non l'abbiamo accesso. Ok. Ok, no, mi piace l'idea di esplorare qualcosa di nuovo. E anche che mi preoccupa leggermente. Lì abbiamo uno spettro etereo che è danneggiato. Ehi là! Ehi là! Salve! Direttamente dalla torretta, va! Io non spreco neanche un colpo allora, è potenziata. Ale! Decisamente comodo. E dalla distanza prenderò... quanto lei ha da offrire. Molto gentile. Anche perché davvero risparmiare un... Oh, radiazioni, radiazioni. Oh, diavolo. Ecco perché c'hanno le radiazioni. E lì ci stava una granata. Ci stava una granata riciclante del cuoco. Le ha messe davvero tipo ovunque. E io sto sprecando i pochissimi. Non ho più così tanti pochi colpi, ma ok. Attenzione, integrità tutta danneggiata. Sì, la domanda è: mi fanno più o meno i 10 danni? Perché altrimenti li rigenero da solo. Il che è abbastanza. Un neuromod. Grazie. E qui abbiamo un operatore. Non vedo granate appiccicate. Nuovo operatore. No, ok, adesso ci sarà molto casino, già lo so, l'ho messo in conto, ma... Operatore medico transfer di classe piramide. Sono tutti dei chiacchieroni. Allontanarsi, prego. No, no, che allontanarsi? Diagnosi. Curami. Come nuovi. Allora, io prima sono passato di qua, giusto? Adesso quindi in teoria ci dovrebbe essere almeno un modo per farmi passare.
Ma come ho fatto allora? Oddio. Oh, diavolo. Mi devo trasformare in un oggettino di qualche tipo? Tipo... lui. Ok. A posto. La nostra tuta però si sta danneggiando un bel po'. Lì cosa c'è? Non saprei. Però non mi va di andare in giro con la chiave inglese, per quanto faccia un effetto nostalgico interessante. Mi rendo conto a volte anche che mi si dice non si veda moltissimo. Anche se fidatevi, per quanto YouTube scurisca il tutto, spesso sono anche le impostazioni del vostro monitor a rendere il tutto più complicato. Perché io cerco... cos'è tutto questo gas? Spettri termici, ok. Gli spettri termici non so perché, ma a pelle non mi stanno simpatici. Sarà perché penso siano un pizzico più resistenti. È corrotto quello. Di un normale spettro? Delle scarpe? Beh, essendo uno spettoio. Ah! Quando si è svegliato lei? Quando si è svegliato lei? Ti ha sentito lo spettro termico? No, pare di no. Io devo ricordarmi di guardare per campanelle d'allarme e similari, cosa che non sto facendo moltissimo. Errore mio. No, mi rimanga a portata lei. Maledizione. Cosa ho... ho sentito un suono di qualcosa, ma... non ho ben capito di cosa. Centro medico, di qua sì, non abbiamo l'accesso. Controllo atmosfera. Ok. Un attimo che vorrei che prima lo analizzassimo. Scansione completa. Ok. Disponibile nuova abilità psichica. E muori. Non avrei dovuto, ovviamente, continuare a sparargli con il fucile a pompa una volta. Non ho più spazio. Allora, mettiamo un attimo a posto qui il tutto. Quello l'ho utilizzato perché, non so, ho sbagliato. E qui dovremmo andare presto a riciclare roba. Ma spero di trovare un riciclatore da qualche parte. Sarà anche che, insomma, stiamo esplorando, quindi ci sta spazio per... anche perché la mappa non l'abbiamo... non l'abbiamo scaricata, perché si prenderebbe qui, che al momento è chiuso. E in questa fase andare in giro senza psicoscopio mi allarma. Dov'è? Ah, là. Direi che mi ha visto. Scansione completa. Oh, che bello. Sì. Disponibile nuova abilità psichica. Deve morire. Io continuo a dire che non devo sparargli l'ultimo colpo di fucile a pompa, ma poi persisto. Ma ok. Ho avuto un pizzico di timore, mi perdonerete. E a questo punto la tuta, sebbene volessi evitare di essere io a utilizzare i miei kit, ormai diciamo che ne abbiamo comunque una certa quantità, per cui facciamo così. E abbiamo anche un bel po' di... sì, abbiamo anche un bel po' di granate riciclanti, quindi ricicliamo. Ok, ho buttato a terra un bel po' di cose, fra cui la pistola d'oro, signori. Ho deciso che non fa per me, non penso che ci metterò tutti questi kit balistici, né voglio farli, preferisco fare munizioni. Però nel frattempo, qui come siamo messi? Maneggevolezza mi interessa poco. Qui mi interessava andare. Efficacia di inabilitazione come prima cosa. Andiamo sopra, che potrebbe diventare molto comodo questo averlo al massimo.
portata al secondo posto, ovviamente. Detto ciò, è stato bello mettersi là, tanto siamo immuni al danno. Perché ho preso delle cose che non si sono... Evidentemente ci sono delle cose che non possono essere... O forse c'è un limite alla quantità di oggetti che possiamo... Oh. Forse c'era un... Sì, effettivamente forse c'era un limite. Ma va bene, comunque siamo risaliti un pochettino qua. Abbiamo 6 neuromod. E sento uno spettro parlare? Oddio, abbiamo solamente 24 colpi e 77 colpi. Ok. Non voglio sprecare la glue gun se possibile. Quindi per ora andrò anche senza psicoscopio, perché davvero non vedo molti mimic, ma mi sta davvero rendendo scemo. Cioè, quell'operatore non si sa bene perché non abbia visto noi. Se si vuole capire come funziona qualcosa, bisogna smontarlo. Devo interproblemi. Un circuito scollegato ha trovato... Aia. Ok, la glue gun. Sappiamo che funzioni, quantomeno. Anche contro operatori. E non so per quale motivo, ma mi pare che il danno della... della nostra simpatica branch si è aumentato. E parlando di danno della branch, noi adesso su cosa stiamo lavorando? Perché in realtà, se vogliamo potenziare la glue gun, potenziare la branch inizierebbe ad avere molto senso. Inizierebbe ad avere molto senso qui. Impatto calibrato. Abbiamo 6. Qui abbiamo detto che per il momento evitare questa roba non ci fa schifo. Ma c'è un grosso ma. Potremmo potenziare da questo lato, cosa che non mi va. Voglio prendere questo però. Questo aveva la priorità, poi il resto vedremo. Perché qui 25 punti di salute dopo aver subito dei danni ci rende molto più tranquilli nell'esplorazione. Piccoli danni inizieremo a ignorarli quasi del tutto. E qua sotto cosa abbiamo? Beh, qui direi che forse sia il caso di utilizzare la torcia. Sebbene ci renda più che un pizzico esposti. Cos'era quel suono? Ho sentito un suono che mi portava più che altro ad avere timore. Ma non so nemmeno io di cosa. Comunque sì, abbiamo pochi colpi. Torniamo di glue gun. Dove? Là, ok. Non ci ha ancora individuato propriamente. È da solo? Ok. Dovremmo poterlo aggirare. Gli manca quel pochissimo di danni in più, per dargli doppio colpo. Comunque, vedete, 25 abbiamo recuperato, ma non suffice. Adesso io potrei anche tranquillamente decidere di... Per esempio, no? Facciamo una curiosità personale. Questa rigenerazione non ci dovrebbe portare oltre alla vita che già avevamo, vero? Non funziona così. Ah, qui abbiamo cose. Perché per esempio, fatemi un attimo controllare che mi sto perdendo cose altrimenti, ma mi viene un'idea un po' barbina. No, non si va oltre la vita che già si aveva, per fortuna. Verifica ventole. Forse è il caso di interromperle. Ok, adesso possiamo accedere a quell'area. Sempre che qualcuno non ci riattivi le ventole sul più brutto. Mi si vuole togliere un po' meglio di così. Ok,
c'era un problema con le ventole, questo è palese. Non so bene cosa ci comportasse questa ventola qua. Cosa è successo là? Abbiamo cose che ci cercano. Cosa non saprei. Altri spettri non... Forse altri operatori. E di qua palesemente siamo passati. Chi è che ci sta cercando? Abbiamo granate qua? Non mi pare. Hacking 4 ci manca. Hacking 4 ci manca, ma vedo che è tutto abbastanza devastato. Possiamo entrare da qua? Direi di sì. Direi di sì, ci manca un oggetto piccolo in cui trasformarci. Ma credo lo si possa rimediare. Circuito bruciato. Ci fa comodo anche quello, ma... No. Voglio andare a vedere cosa c'è nell'Oxygen Flow System. E attenzione... Abbiamo trovato un pannello. Che non ho idea se colleghi qualcosa di utile o meno. Fatemi vedere la mappa, siamo già stati là? Direi che siamo già stati là. Era... Esattamente. C'è un poltergeist? Era il poltergeist che avevamo allarmato? Ok. Intanto, non ho trovato altri oggetti. Forse avrei dovuto prenderlo dal bagno adesso. Da dove credi che siano venuti? Ehi là? Sì, non lo so a Poltergeist dove siano venuti. So che tu mi stai dando fastidio, ma neanche mi danneggio, questo è il punto. Sei finito? Sì. Ok. Questo è solamente per personale autorizzato? Che altro è? Cosa? Perché? Email. Precauzioni e ringraziamenti. Squadra Atmosfera. Due brevi note. So che sembrerà scontato, ma ricordate di prendere tutte le precauzioni per la vostra sicurezza, specialmente se siete svegli da più di 20 ore. Non voglio che qualcuno venga a un colpo di sonno e cada nelle turbine. Inoltre un ringraziamento speciale a Divia per la manutenzione delle porte della camera di decontaminazione. In 4 mesi non c'è mai stato bisogno di espellere l'ossigeno da quella sottosezione. Ottimo lavoro, ragazza. E parlando di questo, abbiamo strumenti. Avvio della decontaminazione. Il controllo atmosfera è una stanza sterile di classe 100, in conformità alla standard Transtar 309F, la concentrazione di particelle sospese deve essere entro i limiti specificati. Quando le particelle superano i livelli accettabili, avviare la procedura di decontaminazione. Che roba, eh? Operatore tecnico corrotto. Non l'avevamo visto? Ok. Tutto il personale di controllo atmosfera deve adattarsi. Chiusura sala comando. Avviata procedura di decontaminazione atmosferica. Espulsione ossigeno tra 5, 4, 3. Noi dovremmo avere l'elmetto. Condizioni atmosferiche pericolose. Esatto, abbiamo l'elmetto. Questo non ci dovrebbe creare grossi problemi comunque. E questo era dove saremmo voluti entrare prima, no? Giusto? Esatto. Quindi questo era l'accesso...
No, questo è un altro accesso. Abbiamo questi due accessi che ci fanno gola. Comunque qui è in corso. Ci basterà attendere un poco. L'operazione finirà da sé. L'altro dopo potremmo andare a prendere il frutto al giardino botanico. Avrei dovuto mangiarle quelle chips, ma... Oh! Jim, sono Mariana. Non riesco a entrare. Ho provato con il portello della centrale elettrica, ma sembra bloccato. E c'è dell'altro. Ho visto qualcosa. Mentre controllavo l'ultima stazione, ho due. Una massa ovoidale, grande come un camion, credo. Difficile dirlo perché era contro luce. Voglio dire, forse erano solo rottami, tubazioni allentate, non lo so, ma me la sono fatta sotto. Dio, sembro una pazza. Devo fare un bel respiro. Proverò con un altro portello e poi richiamerò. Chissà se questo oggetto ci andrà bene per entrare di là. Comunque sappiamo che c'è l'operatore tecnico, ma sappiamo anche che non dovrebbe poter venire qua a darci fastidio. Anche in 4 in effetti ancora non l'abbiamo preso, eh. Mea culpa, ma... Dove diavolo? Ah, ok. Stavo dicendo, dopo tutta questa strada, non fate che... E là... Ok. Siamo entrati in una zona da hacking 4. In piuttosto tranquillità, direi. E anche qui non mi pare che ci siano mimic. Un medikit che ci è stato già sottratto. Appunto. Per tua informazione, il deposito vicino al condotto gravitazionale contiene altre bombole di O2 9160, una password. Di cui facciamo ben poco a quanto ho capito. E... Lì abbiamo un condotto che ci potrebbe interessare, immagino. O forse era un altro accesso alternativo. Non c'è niente di illuminato, vero? No, sì, immagino che funzioni davvero come... Avevo intuito io con le luci. Ok. Quindi abbiamo una zona in cui ancora non si riesce a entrare perché è solo... Qui siamo entrati per fatti nostri, ma qui... Qui abbiamo ancora cose da scoprire e svariati livelli negativi. Ok, employ only. Ok. Ma abbiamo comunque altre cose da esplorare, quindi magari troveremo una chiave d'accesso più avanti. Abbiamo svariati obiettivi multipli disposti in giro. Però comunque non dovremmo avere troppi problemi. Il vero problema è che non stiamo trovando un riciclatore da nessuna parte, né un posto per rifarci un po' di munizioni. Ad ogni modo, stiamo tornando verso territori inesplorati. Già. Qui cosa abbiamo? Lì possiamo riparare cose, ma... Non mi sembra semplicissimo. Ho utilizzato troppa Q. Ma ok, questo mi sembra davvero molto pericoloso. È una zona di passaggio con un ascensore. E qui abbiamo... qui potevamo entrare con davvero molta facilità. Giuseppe. Presto bisognerà fare la manutenzione annuale del regolatore di miscela aerea. Per giocare d'anticipo contatta Max, a lui il progetto di assemblaggio per crearli. Max. Due persone hanno preso in prestito l'equipaggiamento e non l'hanno restituito. Ari Liudenart e Roger Mayer.
persone che avremmo dovuto rintracciare? No, non volevo fare questo, assolutamente. Non riesco a zoomare maggiormente, dovrei fare esamina, vero? Ok. Questo messaggio è un promemoria amichevole sull'equipaggiamento preso in prestito. Avresti dovuto riconsegnarlo alla fine dell'ultimo turno, anche se intendi utilizzarlo di nuovo. Non puoi tenerlo finché non l'avrai finito. So che è una seccatura, ma questa è la prassi. Se non restituirai gli strumenti entro oggi, verrà applicato automaticamente una menale alla tua prossima paga. Glu e pezzi di ricambio. Ok, interessante, ma nemmeno tanto. Non andremo appresso a loro per simili equipaggiamenti. Kit riparazione tuta potrebbe essere utile in realtà. Ma credo questo qui fosse tutto. Ok. E là. Quanto stiamo salendo in verticale? Molto, direi. Noi da là siamo arrivati. Ok. Siamo arrivati da là. Abbiamo visto questa sala. E non sappiamo cosa ci sia là. E sappiamo che ci sono altri livelli dove presto andremo. Ma l'hangar di carico in realtà mi interessava. Quindi, dopo aver controllato un po' qua in giro. Ok. Ricarichiamo e spostiamoci qua all'hangar di carico.